a Pescara per parlare del taglio degli alberi all'interno della Pineta d'Annunziana. Le associazioni ambientaliste hanno lanciato un appello al comune, ma per saperne di più ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei che sulla pagina Facebook di Rete8 in questi giorni sta seguendo tutti gli sviluppi che sono legati alla situazione all'interno della riserva che, come sapete tutti, nei primi giorni di agosto è stata interessata da incendi. Buon pomeriggio Luca. Dunque, cosa ti hanno detto, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste dopo che l'esperto del comune si è pronunciato proprio in merito al taglio degli alberi? Intanto Gigliola, buongiorno e hai fatto bene a sottolineare come noi della redazione social stiamo seguendo questa vicenda della Pineta d'Annunziana. L'abbiamo annunciato in più di una circostanza, saremo dei cani mastini su questa vicenda perché crediamo che il disastro del 2 agosto alla Pineta d'Annunziana sia stato un disastro intanto che si poteva evitare, ma sul quale bisogna continuare a fare riflessioni per cercare di preservare meglio questa grandissima risorsa che non solo Pescara ma l'intera regione ha. Ebbene, oggi alle 15 saremo di nuovo lì alla Pineta d'Annunziana nel comparto 2 insieme agli amici del comitato Se abbiamo gli alberi per lanciare un appello senza alzare polemiche, senza così indicare il dito nei confronti di nessuno, ma solo per lanciare un appello affinché taglio degli alberi sia, in qualche modo è inevitabile purtroppo questa procedura, ma che avvenga in autunno. Lo stanno dicendo tutti i massimi esperti, non solo quelli locali, ma c'è anche un gruppo di lavoro istituito da Giovanni Damiani, di esperti provenienti da tutta Europa che sostengono carta alla mano e soprattutto con una conoscenza del patrimonio arboreo che dicono appunto che bisogna aspettare l'autunno prima di tagliare gli alberi. Il sindaco Masci giustamente fa riferimento alla sicurezza, ma così gli ambientalisti ricordano che quell'area è chiusa al pubblico, per cui non c'è nessun pericolo all'incolumità pubblica, per cui si tratta soltanto di aspettare qualche mese in autunno, quando con l'arrivo delle prime piogge si avrà un quadro più preciso della situazione, allora lì si potranno prendere provvedimenti più accurati. Raccoglieremo questo appello da parte di agronomi e persone competenti del comitato Salviamo gli Alberi oggi alle 15 con una diretta social, proprio lì al comparto 2 della Pineta d'Annunziana. Tra l'altro, Gigliola, ti ricordo velocemente che non è l'unica vicenda che seguiremo nel pomeriggio, perché alle 18 saremo anche al largo Mediterraneo alla manifestazione del Comitato Acqua Pubblica Abruzzo per, insomma, lanciare l'ennesimo grido d'allarme su questa emergenza idrica e su come viene gestita non solo nell'area metropolitana, ma anche un po' in tutta la regione. Questo però alle 18. È tutto, Gigliola. Lascio a te proseguire con il telegiornale.